Okay. Buongiorno a tutti, io sono Flavia Giordano e rappresento l'Arti, sono dello staff Laboratori dal Basso. Arti è uno dei partner che ha reso possibile l'organizzazione di questo evento. Evento che però è stato principalmente ideato, progettato, organizzato con tenacia e volontà proprio dagli studenti di matematica e da Stefano Franco che ha coordinato buona parte dei lavori. Vi presenterò brevemente Laboratori dal Basso, che è una nuova iniziativa di Bollenti Spiriti ed Arti per la formazione sui temi dell'imprenditoria e dell'innovazione. E vi parlerò in particolare del bando Testimonianze, il bando che ha reso possibile l'organizzazione di parte di questa giornata. Quindi come funziona il bando Testimonianze e come funziona Laboratori dal Basso? Laboratori dal Basso è un progetto, è un bando e per questo ci sono a disposizione 150.000 euro per interventi di formazione analogo a quello che stiamo realizzando qui stamattina, realizzati in maniera particolare, diversa, ossia organizzati e gestiti dagli stessi proponenti. Vi spiegherò come funziona parlando proprio dell'esempio di oggi di matematica per innovazione. Tramite il bando di Testimonianze Laboratori dal Basso, Stefano Franco insieme a un gruppo di altri 10 studenti di matematica ci hanno richiesto, compilando un formulario sul sito www.laboratoridalbasso.it, di attivare, cioè di invitare un relatore, l'ingegner Ottavio Crivaro di Moxof, per parlare di tematiche inerenti a innovazione e imprenditorialità. Quindi di fatto gli organizzatori di tutto l'evento e della testimonianza sono stati proprio i ragazzi, attraverso un innovativo strumento che permette a gruppi informali di chiamare dei professionisti, come in questo caso il CEO di Moxof. Cosa fa Arti? Quindi diciamo, gli organizzatori organizzano di fatto tutto l'evento, sono loro a contattare il docente o il testimone d'eccellenza e da parte sua Arti supporta l'iniziativa coprendo le spese di transfer del relatore, quindi il vitto, l'alloggio, l'aereo e tutto quanto, e poi contribuendo alla diffusione dei contenuti attraverso streaming. Noi adesso siamo in streaming sul sito laboratoridalbasso.it. Questo perché noi vorremmo che momenti come questo siano dei momenti di ispirazione, soprattutto per sia per chi lo richiede, quindi in questo caso voi ragazzi, sia per tutto il territorio. Laboratori dal Basso, quindi con Testimonianze, può essere uno strumento a disposizione di tutti quanti voi ragazzi. È aperto anche a gruppi associativi e a microimprese costituiti da meno di 5 anni e under 35, quindi questo è il target in cui ci indirizziamo prevalentemente. Però noi con Testimonianze abbiamo voluto che fosse aperto anche a gruppi informali ed è per questo che lo strumento è adatto anche a voi ragazzi dell'università, perché in questa maniera potrete realizzare altre testimonianze come queste, invitando i migliori relatori che sarete in grado di contattare, quindi essendo propositivi, focalizzandovi sulle tematiche dell'innovazione e dell'imprenditoria, perché poi l'output di questa giornata è trovare anche una declinazione imprenditoriale e pratica a degli studi come quelli della matematica, che adesso ci spiegherà l'ingegner Crivaro, sono tutt'altro che empirici e fatti di massimi sistemi. Quindi io passo subito la parola a Ottavio Crivaro. Vi ricordo che i nostri contatti
Sono, noi siamo su www.laboratoridalbasso.it, dove potrete, alcuni di noi staranno seguendo lo streaming di questo intervento, e abbiamo anche una pagina Facebook. Durante gli interventi precedenti ho postato alcune foto di questa bella aula piena, grazie soprattutto al vostro lavoro, quindi veniteci a trovare anche su Facebook con Laboratori dal Basso. Io sarò in sala fino alla fine della testimonianza del dottor Crivaro, quindi se avete delle domande specifiche sul bando sono a disposizione. Grazie e passo la parola al dottor Crivaro. Grazie mille. Allora, grazie, buongiorno a tutti. Innanzitutto vorrei ringraziare l'università che ci ospita, che mi ha dato questa possibilità di essere qui oggi. Vorrei ringraziare sicuramente Arti e i Laboratori dal Basso, e soprattutto vorrei ringraziare e fare i complimenti ai ragazzi che hanno organizzato questa giornata, perché credo non sia comune trovare ragazzi che abbiano questo spirito di iniziativa, questa perseveranza e questa voglia di fare autonomamente qualcosa che serve per loro, per il loro futuro. Quindi davvero complimenti ragazzi, credo che questa sia la strada giusta. Dopodiché mi sento un po' imbarazzato, perché sapere che oggi ho questo ruolo, insomma, mi dà un certo tipo di responsabilità, insomma, vabbè. Però speriamo di riuscire in quello che di rispettare quelle che sono le attese. E prima di partire con la presentazione, la mia testimonianza, vorrei dirvi due parole su chi sono. Allora, io sono quello che è un ragazzo come noi, un ragazzo meridionale come noi, Pier Camillo Falasca, non so se qualcuno di voi lo conosce, ha chiamato i Terroni 2.0. Terroni 2.0 sono quei meridionali che oggi non possono vivere nella loro terra o non vogliono vivere nella loro terra, hanno scelto di non vivere nella loro terra non per necessità, ma per scelta. Per scelta, per potersi affermare e per poter perseguire i propri sogni, i propri desiderata. Dopodiché, io credo, questo lo dice anche Falasca in un suo bellissimo libro, ma credo sia oggi realmente messo in opera da Laboratori dal Basso, credo che anche noi che oggi siamo riusciti a realizzarci nel mondo del lavoro, realizzando i nostri sogni, abbiamo un dovere verso la terra che ci ha formato, verso la terra che ci ha permesso poi di raggiungere i nostri obiettivi, e questo dovere magari si concretizza anche nel portare testimonianze. Quindi complimenti ancora, e credo che questo debba essere semplicemente un esempio da replicare anche in altre realtà, in altre regioni, in altri contesti. E prima di iniziare, poi volevo fare anche i complimenti al professore che ha parlato prima di me, perché è stato veramente un bellissimo tuffo nel passato, nella storia, nel valore della matematica e della logica per quello che riguarda lo sviluppo della società moderna. E consiglio, per chi non l'avesse letto, un bellissimo fumetto che parla della storia della matematica e della logica in particolare, si chiama Logicomics, che fa la storia di Russell con tutto quello che ci sta attorno. Allora, brevemente, io mi occupo ormai da circa 7 anni di trasferimento tecnologico, quindi di cercare di portare nel mondo dell'impresa quelli che sono i risultati della ricerca. Non sono un matematico, questo lo dico quasi a scusante nei confronti anche di chi mi ha preceduto, qualora in quello che vedrete, in quello che dirò, io possa fare magari qualche salto logico che manca di alcuni passaggi fondamentali. Se avessi un avvocato oggi qui con me, direbbe che sono un utilizzatore finale. Mi occupo quindi da diversi anni di trasferimento tecnologico. Negli ultimi anni ho creduto molto in questo progetto, che è MOXOFF. MOXOFF è uno spin-off che è nato dal Politecnico di Milano. In particolare, noi nel nome ci portiamo questa radice, MOX. MOX è il laboratorio di modellistica e calcolo scientifico del Dipartimento di Matematica del Politecnico di Milano. È un laboratorio che fa ricerca applicata nell'ambito appunto della modellistica e del calcolo ad alte prestazioni. È nato nel 2002
E subito dopo il MOCS è nato, sempre per iniziativa del Dipartimento di Matematica, il corso di laurea in Ingegneria Matematica al Politecnico, che forma ingegneri matematici. E nel 2010 il Dipartimento di Matematica e il Politecnico, insieme a noi, insieme, dopo vedremo chi sono i partner di questa iniziativa, ha creduto in questo progetto e abbiamo dato vita a MOCSOF. Allora, prima di entrare a vedere in dettaglio quindi che cosa facciamo e come operiamo, io vorrei farvi così presentarvi anche chi oggi non è qui con noi, non è qui con me, ma che è stato un po' è stato sicuramente il fondatore ed è oggi la guida del laboratorio MOX e che sicuramente ci permette di fare tutto quello che facciamo. Nella nostra vita c'è più matematica di quanto pensiamo. Tutta la realtà e i suoi processi possono essere descritti da equazioni matematiche. Avete mai pensato che quando utilizziamo i nostri cellulari per inviare immagini oppure usiamo motori di ricerca per acquisire informazioni attraverso il web, di fatto inconsapevolmente stiamo utilizzando dei potenti algoritmi matematici? In effetti la matematica è il linguaggio del mondo che ci circonda. Ogni fenomeno osservabile, ogni processo produttivo, ogni comportamento socio-economico può essere rappresentato e descritto da equazioni matematiche. Nel campo dell'innovazione tecnologica, questo significa poter cogliere le sfide dell'industria moderna. MOCSOF, nata dall'unione delle esperienze e delle competenze di MOX, laboratorio del Politecnico di Milano, e di Warrant Group, azienda leader nella consulenza, traduce i bisogni dell'impresa in soluzioni matematiche. I modelli matematici, infatti, ci permettono di simulare, prevedere e talvolta controllare fenomeni fisici e processi industriali. Il nostro punto di forza è lavorare per analogie matematiche, grazie alle quali le conoscenze e i modelli matematici sviluppati in un determinato settore possono poi essere utilizzati per risolvere problematiche in un settore radicalmente diverso. Ad esempio, potrebbe sembrare che l'emodinamica non abbia nulla a che fare con un'azienda di packaging. In realtà ci sono molte analogie tra il flusso di sangue pompato dal cuore nelle arterie e quello di un liquido che deve essere pompato a grande velocità all'interno di una confezione di cartone. Allo stesso modo, in ambito tessile, è possibile calcolare l'influenza delle legature sulle proprietà meccaniche di un tessuto, matematizzando il tessuto stesso, come un sistema complesso di molle interconnesse tra di loro. Grazie alla matematica, queste operazioni diventano meno proibitive e molto più veloci. MOCSOF è un laboratorio immateriale che mette in campo competenze trasversali operando in vari settori. Utilizza strumenti di analisi statistica, algoritmi differenziali e software all'avanguardia, agendo sul bisogno dell'impresa. La sinergia tra il mondo della ricerca e quello imprenditoriale diventa possibile con MOCSOF. Ok, questo naturalmente non voleva essere un video promozionale, ma voleva essere un modo per me sintetico di presentarvi chi c'è alle nostre spalle, quindi il laboratorio MOX e in particolare il professor Quarteroni che ha creato e oggi ancora dirige il laboratorio MOX. Bene, ma MOCSOF in realtà è una realtà che opera quotidianamente in modo autonomo. Quindi le persone che operano all'interno del MOX per continuare a fare quotidianamente ricerca fanno quello, continuano a far quello molto bene e si occupano solo di quello. MOCSOF è una realtà separata e vediamo quindi che cosa è MOCSOF. Allora, noi siamo qui oggi per parlare di matematica e innovazione. Mi piace partire da rendere chiaro a tutti che cosa è per noi l'innovazione, perché come diceva prima il professor Borzacchini, se ne parla ormai da tempo, è diventato ormai un luogo comune. Non c'è bando, non c'è articolo di giornale, non c'è convegno dove non si parli, dove non si inizi col dire che è necessario fare innovazione, che bisogna fare innovazione, che l'innovazione è fondamentale, così. Ma che cos'è l'innovazione? Allora, visto che sono qui e che c'è l'abitudine a ragionare facendo certi passaggi logici, allora partirei col dire che cos'è per noi innovazione. Allora, per noi innovazione è sicuramente arrivare primi. Per noi innovazione è fare qualcosa superando altri. E fare qualcosa magari per primi, sperimentare qualcosa per primi. Per noi innovazione non è introdurre SAP in un'azienda, per intenderci.
Quello è un naturale sviluppo tecnologico. Per noi è introdurre un nuovo sistema per gestire in modo diverso da tutti gli altri quelli che sono i dati di un'azienda. E farlo prima degli altri, con un notevole anticipo. Quindi sicuramente innovazione per noi è fare qualcosa in modo unico. Innovazione è anche guadagnare. Innovazione per noi è qualcosa che serve a produrre un utile. Un conto, se parliamo di qualcosa di nuovo, di generazione di nuova conoscenza, per noi quella ricade nell'alveo della ricerca. Quando questo qualcosa di nuovo, quando la nuova conoscenza è applicata e produce un utile, un guadagno, allora quella è innovazione. Il guadagno può essere anche un notevole risparmio rispetto a quanto spendono altri. Anche quello è guadagno, anche quello è utile. Come guadagno può essere arrivare prima sul mercato con un prodotto nuovo, con un processo più veloce che permetta di guadagnare di più. Però, ecco, togliamoci dalla testa che parlare di guadagno, di utile, sporchi un po' il concetto di innovazione. Innovazione è anche questo, è riuscire a trasformare la nuova conoscenza, la novità, l'essere primi in un guadagno economico e in una forza di mercato. Innovazione per noi è anche riuscire a fare qualcosa di utile non solo per noi stessi, non solo per la società che deve produrre innovazione, per l'azienda che deve produrre innovazione, ma anche per il sociale. È molto importante per noi, per quello che facciamo tutti i giorni, immaginare quella che può essere una ricaduta per non solo l'azienda per cui lavoriamo, ma per la società che la circonda. Giusto per capirci, non è la stessa cosa per noi lavorare per un'azienda per ottimizzare il processo di lancio di un missile, piuttosto che lavorare per un'azienda per ottimizzare uno stent al rilascio di farmaco. Hanno due ricadute sociali diverse. Per noi innovazione è anche fare qualcosa che abbia un forte impatto sociale nel miglioramento della società che tutti viviamo. L'innovazione è anche bellezza, ma deve essere una bellezza associata all'utilità. Quindi per noi non è innovazione qualcosa che non sia anche utile, qualcosa che non produca un miglioramento. Questa è, si vede male purtroppo dall'immagine, ma è una caffettiera che ha vinto anche un bel premio di design perché era particolarmente innovativa, tra virgolette. Peccato che era molto scomoda da utilizzare. Ma la bellezza ci deve essere nell'innovazione. Com'è bella questa ragazza. È una ragazza molto bella, anche per noi l'innovazione deve essere bella. Ma questa ragazza, oltre ad avere la bellezza, ha anche una grande perseveranza. Questa è una ragazza che ha battuto per 27 volte il record del mondo di salto con l'asta. Quindi per noi l'innovazione vuol dire arrivare primi, ma darsi anche un metodo, darsi una perseveranza, darsi una capacità di superarsi continuamente. Quando sono arrivato primo, devo già pensare a come fare lo step successivo, perché qualcun altro sta già arrivando dietro di me. Non ci dobbiamo mai fermare. Allora, innovazione vuol dire anche darsi un metodo per poter continuare ad essere primi, continuare a darsi nuovi obiettivi e a superare nuovi ostacoli. Bene, allora, se questa è l'innovazione per noi, ritorniamo al concetto fondamentale. Allora, perché la matematica per l'innovazione? Almeno per noi, perché la matematica per l'innovazione? Perché, diciamo, dobbiamo essere tutti convinti che dietro tutto quello che riguarda la vita di tutti i giorni, la vita delle aziende che ci circondano, la matematica è utile per fare innovazione. Si nasconde della matematica, anche come diceva prima il professore, dietro l'innovazione. Allora, volevo portarvi qualche esempio concreto. Non so se qualcuno di voi sa che cos'è questa. Non lo sapevo neanch'io, prima di vederla la prima volta. Anzi, quando sono stato chiamato da questa azienda ad andare a vedere le loro macchine, non sapevo nemmeno che esistessero aziende che facevano queste cose. Allora, questa qui è una macchina che qui si vede anche in un formato limitato, è una macchina che può arrivare talvolta fino a 20 metri di lunghezza. E è una macchina in cui qui
entrano su questo tappetino mobile, c'è un tappetino mobile, un rullo, qui entrano le gabbiette delle cavie, le cavie che vengono utilizzate nei laboratori di ricerca. E questa macchina non fa altro che lavare, sterilizzare, pulire le gabbiette e riportarle qui in uscita pronte per essere rimesse, diciamo, in opera con la cavia opportuna. Quindi è una macchina di lavaggio automatico per gabbiette, per cavie. L'azienda che produce questa macchina fa questo ed è leader al mondo. Voi direte, ma quante ne produrrà, quante ne venderà? Beh, considerate che in paesi come il Giappone, Israele, il Canada, ci sono centinaia di queste macchine. L'azienda di cui parlo è in provincia di Varese e, come succede spesso in Italia, in un angolo sperduto della provincia di Paese, in un paesino di 1000 abitanti, c'è l'azienda leader al mondo nella produzione di queste macchine. Allora, questa è una macchina molto complessa. L'azienda che produce queste macchine le ha sempre progettate secondo un processo di naturale evoluzione della propria conoscenza tecnologica e ingegneristica, un processo cosiddetto trial and error, provo, sbaglio, miglioro. E noi abbiamo lavorato con questa azienda perché l'obiettivo di questa azienda era renderla sempre più green, sempre più impattante da un punto di vista ambientale, quindi meno consumo di acqua, meno consumo di energia, meno scarichi sporchi. Allora, dove sta la matematica? La fisica di quella macchina è molto complessa, c'è della termica, c'è della fluidodinamica, c'è di tutto. Allora, qui ho solo voluto portare due screenshot del nostro output, del lavoro, senza entrare nei dettagli di questo progetto, però alla fine dietro ci sono modelli multiscala. Noi per realizzare questo progetto abbiamo realizzato prima un modello a parametri concentrati, quindi vedendo la macchina come se fosse un circuito elettrico quasi, e in alcuni componenti accoppiato il modello 0D o monodimensionale con modelli tridimensionali per andare a comprendere meglio il fenomeno fisico e magari nella fase di soffiatura di quella macchina, se andiamo a vedere, qui c'è un modulo che è il cosiddetto modulo di soffiatura, in cui funzionano degli ugelli che soffiano dell'aria o del vapore. Ebbene, ottimizzando la forma di quegli ugelli si riesce a ottenere un certo risparmio. Per capire come dobbiamo modificare la forma di quegli ugelli abbiamo dovuto realizzare dei modelli tridimensionali di un certo modulo. Allora abbiamo creato un accoppiamento tra modelli 0D, 1D e 3D. Sopra vedete però un banalissimo foglio Excel. Questo perché? Perché l'azienda in questione in realtà non voleva neanche sapere che noi eravamo dei matematici, degli utilizzatori finali di matematica. L'azienda in questione ci ha chiesto di migliorare la loro macchina. Che noi l'avessimo fatto, l'abbiamo fatto con strumenti matematici o tirando fuori un coniglio dal cilindro, a loro non interessava. Quello che ci hanno chiesto è: dateci uno strumento grazie al quale voi ci dite oggi come migliorare la macchina e domani potremo utilizzarlo noi. E siccome i nostri tecnici utilizzano Excel, voi dateci uno strumento la cui interfaccia sia fatta in Excel. Ecco perché, non mi ricordo chi lo diceva prima, è vero, ci sono tanti strumenti oggi in cui poi è cablata la conoscenza del matematico. Però la matematica in realtà non è qui, la matematica sta dietro, la matematica sta nel capire che i processi che condizionano quella macchina sono caratterizzati attraverso dei modelli monodimensionali, tridimensionali. Il resto è interfaccia. La matematica sta anche dietro quest'altro apparato. Non so se qualcuno di voi questo lo conosce. Questo è un estrusore per gomma, ovvero una macchina in cui qui dentro si mettono dei truccioli di gomma e dentro qui c'è una vite, qui si vede meglio, qui entra la gomma, i truccioli di gomma, la vite gira, i truccioli si riscaldano, si fondono e alla fine viene tirato fuori un qualunque prodotto con una forma data ad hoc in base alla testa dell'estrusore. In questo caso vedete c'è una specie di T, però in realtà si possono fare diversi tipi di prodotti con diverse formate, però il processo è quello dell'estrusione della gomma. Bene, e dove sta la matematica qua? Ce n'è tantissima di matematica qui. I professori che hanno parlato prima di me la riconoscono, la immaginano, la saprebbero anche formalizzare in modo migliore di quanto possa fare io. Sicuramente c'è della termofluidodinamica, c'è dell'attrito viscoso, c'è la reologia del fluido che nel frattempo si viene a formare per essere estruso.
Alla fine, quello che l'azienda ci aveva chiesto era di riuscire a capire se e quanto potesse produrre più velocemente gomma. Perché tutta questa macchina funziona e regolata in base al numero di giri vite, cioè quanto velocemente gira questa vite. Quanto più velocemente gira questa vite, tanto più loro producono gomma, tanto più guadagnano. E qui ritorno a qualcosa che veniva detto stamattina, no? Quando si diceva c'è tanta matematica dietro tanti processi industriali, però spesso non la si riconosce. Allora, non è l'azienda che possiamo pensare che la riconosca. L'azienda quello che riconosce, e deve arrivare a riconoscere, è che aumentando il giri vite, loro guadagnano più soldi. Siamo noi che dobbiamo capire che per dirgli quanti giri vite in più si possono fare, sappiamo che possiamo utilizzare un approccio matematico. Questo è un lavoro che dobbiamo fare noi. E anche il conteggio di quanto vale un giro vite in più per la loro economia è un qualcosa che possiamo fare noi. Questa purtroppo la conosciamo tutti, l'estrusore magari no, la macchina di lavaggio delle gabbie delle cavie no, ma questa la conosciamo tutti. Come conosciamo forse a sufficienza quelli che sono dei processi di gestione di una patologia, in questo caso è quello che succede quando qualcuno viene colto da un infarto miocardico acuto. Allora, questa è una schematizzazione di uno dei possibili processi di trattamento di questa patologia, dall'insorgenza del sintomo fino a una delle possibili, dei possibili interventi, ovvero l'introduzione del palloncino, dell'angioplastica. Quello è il processo che si chiama door to balloon, in realtà da quando insorge il sintomo fino a quando non viene messo il palloncino. Allora, perché c'è della matematica anche qui dietro? Perché immaginate quanti dati abbia una regione come la regione Lombardia o anche la regione Puglia che riguardino il trattamento di queste patologie, di questi casi. E quanto possono essere diversi i processi con cui le diverse unità sanitarie locali trattano queste patologie. O almeno in Lombardia era così ed è così. Allora, quello che abbiamo fatto è stata un'analisi statistica dei dati raccolti negli ultimi 10 anni, dati raccolti sia all'interno dei reparti che facevano poi il trattamento, e sia nelle strutture amministrative degli ospedali. Raccogliendo questi dati ci siamo resi conto che attraverso la modifica di una componente del processo, e in particolare la possibilità di realizzare l'elettrocardiogramma su tutti i mezzi di soccorso e di teletrasmettere un pezzo di questo elettrocardiogramma dal mezzo di soccorso direttamente al reparto, bene, questa cosa diminuiva il tasso di mortalità del 20%. Allora, tenete presente, queste non sono cose che dico io, ma che ha detto il primario del 118 dell'ospedale Niguarda di Milano, che oggi la ricerca in ambito clinico, quando va bene, e dopo anni di ricerca appunto, permette di migliorare di diminuire il tasso di mortalità di qualche punto percentuale, anzi in realtà di qualche 0,0 punto percentuale. Una modifica del processo, invece, come l'introduzione dell'elettrocardiogramma su tutti i mezzi di soccorso e la teletrasmissione di una parte dell'elettrocardiogramma in reparto, porta a una riduzione del tasso di mortalità del 20%. Grazie a questi dati, la Regione Lombardia, dall'anno scorso, ha adottato questa procedura. Su tutti i mezzi di soccorso viene realizzato l'elettrocardiogramma e viene teletrasmesso in reparto. Questo ha comportato delle modifiche non da poco, c'è voluto anche l'accordo dell'Ordine dei Medici, perché non su tutti i mezzi di soccorso c'è un medico che si è abilitato a fare questo. Quindi c'è voluto un cambiamento anche delle procedure di formazione del personale che sta sui mezzi di soccorso. Però con la forza dei numeri, vedendo che questi poi sono i risultati, allora questo è stato possibile. Ok, ritorniamo a noi quindi. Ci siamo detti che cos'è innovazione per noi, spero di essere riuscito a dare degli esempi per far vedere che anche dietro delle cose che non pensiamo c'è della matematica. Ma allora vorrei portarvi a vedere come lavoriamo noi in MOXOF per cercare a questo punto di utilizzare la matematica per produrre innovazione. Allora, questo è il nostro flusso di lavoro tipico.
Partiamo solitamente da un problema, da un bisogno di un cliente, un'azienda, di un settore industriale. La prima cosa che facciamo è che lavoriamo molto da ingegneri. In che senso? Che cerchiamo innanzitutto di caratterizzare il problema da un punto di vista fisico. Prima abbiamo visto un estrusore, adesso vedremo altri esempi, però cerchiamo di capire quali sono le caratteristiche fisiche del prodotto o del processo che abbiamo di fronte e quali sono i dati sperimentali che caratterizzano il processo o il prodotto, perché senza dati non arriveremo in fondo al nostro giro. Dopodiché interviene la nostra componente matematica. Quindi cerchiamo di tradurre la fisica che avevamo di fronte in un modello matematico. E qui è il primo passaggio fondamentale, perché a questo livello dobbiamo portarci qualcosa che riproduca quanto più fedelmente possibile la fisica, ma non se ne porti dietro la complessità. Perché se noi ci portiamo qui dietro una grande complessità, la stessa complessità poi l'avremmo nel risolvere il nostro modello. Allora, questo è un primo passaggio fondamentale. Il secondo passaggio fondamentale da matematici è trovare il metodo più opportuno per risolvere questo sistema di equazioni che tutti voi potete immaginare quanto siano complesse e difficili. Quindi, primo passo, costruzione di un modello matematico. Secondo passo, trovare il metodo numerico più opportuno per risolvere questo modello. Dopodiché tutto questo deve essere tradotto in un codice. Anche qui mi ricollego a quello che diceva il professore prima di me, quando diceva, sembra quasi che il computer abbia sostituito la potenza della matematica. Sì, è vero, però in realtà il valore del matematico sta qui. Avere MATLAB, avere COMSOL Multiphysics, avere i prodotti della ANSYS, avere qualunque strumento, qualunque software, non serve a molto se non si ha la capacità di comprendere come devo trattare matematicamente la fisica che ho di fronte. E questo lo dico senza timore di smentita, perché comunque collaboriamo con tutti i più grandi produttori di software. E perché, siccome bisogna essere visionari, e io lo sono anche perché sono uno abbastanza così, che mi piace immaginare che quello che facciamo sia legato ad un sogno, così come negli anni 90, quando bisognava mandare una mail, bisognava pagare l'abbonamento a Virgilio. Voi non lo ricorderete, ma chi ha qualche anno in più se lo ricorderà. Io credo che fra 10 anni riterremo anacronistico il fatto che si debba pagare una licenza per un software per fare delle simulazioni, quando questo software è general purpose. Ok. Quindi, qui ci siamo noi, costruzione del modello matematico, e ritorniamo poi qui ad essere ingegneri. Quindi utilizziamo quello che abbiamo creato per dare delle indicazioni di carattere ingegneristico ai nostri clienti, indicazioni che sono una soluzione. Ecco perché dico che i nostri clienti ci vedono come utilizzatori finali della matematica. Non sono i nostri clienti che utilizzano la matematica, siamo noi. Siamo noi che abbiamo capito qual è il valore e la potenza di alcuni strumenti di carattere matematico. E noi di questo non dobbiamo convincerne le aziende con cui lavoriamo. Quando noi andiamo sulle aziende, non è che dobbiamo spiegargli quanto sia importante costruire un modello multiscala o fare un fluido struttura accoppiato, monolitico. Cioè, questo lo sappiamo noi. Io alle aziende devo soltanto dire che se loro vogliono migliorare il loro prodotto, noi lo sappiamo fare con affidabilità e robustezza. E vi faccio vedere un esempio concreto. Ah, questa è un'azienda che produce caschi da moto. Leader al mondo, anch'essa. Forse la riconoscerete man mano che ne parliamo. Allora, questa azienda nel produrre i propri caschi faceva così. C'aveva i suoi ingegneri, affiancati dai suoi designer, che pensano a un nuovo casco. Pensano a un casco che debba avere una presa d'aria fatta in un certo modo, debba avere magari un cupolino fatto in un altro, lo disegnano, fanno il CAD, fanno lo stampo, perché a questo punto loro hanno già pensato che il casco disegnato in quel modo abbia certe caratteristiche. E fanno lo stampo e ne producono i primi prototipi, e magari non vanno in pista, non chiedono a Stoner di andare in pista, ma hanno dei loro piloti che fanno le prove.
che si mettono i microfoni dentro le orecchie per registrare il rumore che poi sentono, e però tutto viene fatto per via sperimentale. Alla fine di tutto questo lavoro, che qui io ho descritto in 20 secondi e con un singolo ciclo, in realtà immaginate che questa cosa dura circa 6 mesi e porta a spendere mediamente per un nuovo casco 800.000 euro per avere il prototipo, non il prodotto industrializzato, il primo prototipo. Quindi 6 mesi, 800.000 euro. Bene, questa azienda ci ha detto, ma io però rispetto alla concorrenza ho ancora qualche difetto da un punto di vista del comfort. Comfort vuol dire non riuscire ad asportare bene l'umidità che si crea all'interno del casco, quindi il sudore che si crea in certe condizioni di utilizzo, e comfort vuol dire un certo livello di decibel percepiti. Allora, come abbiamo lavorato su questo problema? Azienda che non faceva simulazione. Azienda che faceva solo trial and error. Abbiamo cercato di comprendere quale fosse la fisica che sta dietro a questo prodotto. C'è sicuramente una componente strutturale, c'è della fluidodinamica, c'è della termica e c'è dell'acustica. Bene, queste sono le fisiche che caratterizzano il problema. Mancavano i dati. Questa azienda non aveva dati veri. Allora, perché quelli presi al microfono dal pilota erano dati molto destrutturati e soprattutto soggettivi, allora siamo andati in Galleria del Vento con questa azienda. Ma andare in Galleria del Vento vuol dire anche portarsi a casa una marea di dati, spesso oltre al necessario, spesso difficilmente comprensibili, dai quali spesso non si deduce immediatamente l'informazione che serve. Allora abbiamo applicato dei metodi di analisi statistica per estrarre invece i dati che a noi servivano. Allora a quel punto, avendo i dati, siamo passati alla creazione del modello matematico. E quindi ci siamo tirati giù i nostri bei sistemi di equazioni sulla termofluidodinamica, abbiamo modellizzato il problema da un punto di vista vibroacustico. Le equazioni tante volte erano anche un po' più complesse di queste e siamo andati a crearci il nostro modello numerico per risolvere quelle equazioni e l'abbiamo tradotto in un codice. In un codice nostro. A quel punto abbiamo iniziato la parte più ingegneristica. Abbiamo cominciato a fare le nostre belle simulazioni e abbiamo cercato di capire magari come modificare le canaline interne del casco, magari questa è la presa d'aria superiore di un casco, e questo è qualcosa che all'interno di un scusate, che dall'esterno di un casco non si vede, però tutti i caschi hanno queste canaline, questa è una sezione naturalmente, in cui entra l'aria, entra da qui ed esce qui o esce sotto. Poi naturalmente ogni azienda può fare le canaline della forma che vuole, può fare le canaline con i materiali che vuole, e se voi immaginate che qui dentro ci sia la testa che produce calore, che si trasforma in goccioline d'acqua, in vapore, che passano in questi strati fatti di materiale diverso e che poi presi dall'aria vengono asportati. Allora, è qui che si gioca tutto per poter dare maggiore comfort. E quindi abbiamo cominciato a fare delle simulazioni e vedere magari, ma se io le canaline faccio in un'altra forma cosa succede? Se io la presa d'aria la faccio in un'altra forma, in un altro punto, allora magari riesco ad asportare il calore meglio e magari vedo che le goccioline di sudore non si accumulano dietro alla nuca dove è fastidioso, ma vengono asportate prima. Quindi abbiamo cominciato a fare tutta una campagna di simulazioni. Alla fine abbiamo dato delle indicazioni già all'azienda su come progettare il loro ultimo modello di casco, ma soprattutto abbiamo dato un'altra cosa all'azienda. Abbiamo dato un tool per poter replicare questo lavoro sui loro futuri modelli di casco, pur non essendo loro dei matematici. Questa è un'interfaccia molto grezza, se volete, che però permette ai loro progettisti, senza sapere che sotto ci sono dei modelli fluidostruttura accoppiati o che ci sono dei modelli per analisi vibroacustica, semplicemente per caricare le caratteristiche geometriche del casco, lanciare delle simulazioni, vedere i parametri in output e decidere come modificare magari le caratteristiche di un materiale con cui vengono progettate le calotte. Questo è quello che abbiamo consegnato al nostro interlocutore. E quindi come lavora oggi? Beh, ripensa al suo casco, ma prima di farne lo stampo si fa le sue belle simulazioni.
E solo quando ha capito che attraverso le simulazioni riesce a capire che il casco risponde a certe caratteristiche di comfort, di rumorosità e altro, allora passa a produrre il primo prototipo. E allora dove sta l'innovazione? L'innovazione sta nel fatto che oggi questa cosa la fai in un mese, non più in sei mesi, e sta nel fatto che questo progetto, compreso il tool a sua disposizione, gli è costato un terzo di quello che costava fare il prototipo di un solo casco. Senza contare che da oggi in poi non gli costa nulla. Questa è per noi innovazione. Prima nel video avete visto che il nostro lavoro è anche quello di cercare di fare contaminazione, di fare cross-fertilization, cercare di riutilizzare magari quello che abbiamo concepito e realizzato in un ambito, trasportarlo in un altro. Abbiamo parlato già nel video dell'esempio dell'utilizzo di modelli sviluppati per l'emodinamica nel settore del packaging. Beh, questa è proprio una nostra filosofia, il nostro classico modo di lavorare. Perché noi da matematici ci piace pensare che abbiamo la giusta cassetta degli attrezzi e quindi ci siamo creati un po' quelle che sono le nostre librerie, dove abbiamo sviluppato, caratterizzato e classificato tutti i nostri bei modelli e i metodi numerici. E adesso andiamo a utilizzarli sui diversi problemi che ci pongono le aziende. Quindi non è che quando arriva l'azienda che ha il problema del casco dobbiamo pensare da zero a qual è il modello per la vibroacustica. Abbiamo la presunzione di pensare che abbiamo già nella nostra libreria il modello opportuno. Infatti, quando si è presentata da noi questa azienda molto famosa, che qualunque di voi può immaginare pensando ad un brick di cartone al cui interno c'è del latte o del succo di frutta, il cui in realtà il contenitore non è solo cartone ma è qualcos'altro, bene, questa azienda il business lo fa perché vende la carta, ma soprattutto vende le macchine che, partendo dal rotolo di carta, che viene sbobinato, sterilizzato, saldato, bla bla bla, formato, poi diventa un cilindro e poi infine viene tagliato questo cilindro per creare i pacchettini. Praticamente è questo quello che succede, questa è la macchina, il cartone che è stato formato in cilindro, poi a queste ganasce viene chiuso. Ecco, vedete, quello che esce sotto è già il pacchetto di latte o succo di frutta chiuso e finito. Quindi la macchina qui sopra ha anche un apparato che si chiama defilling, in cui mentre forma il cartone, che da piano diventa cilindrico, inserisce anche il liquido. Quindi questa azienda non solo vende carta, ma vende le macchine che fanno questa cosa qui. Allora, aveva un problema nella simulazione di questa fase di chiusura dei pacchetti. Questa è un'azienda che utilizza i migliori software di simulazione al mondo, anzi collabora nei programmi di ricerca e sviluppo di questi software, ma questi software, essendo general purpose, non possono arrivare a questi livelli di affidabilità e accuratezza, soprattutto se si parla, come in questo caso, di problemi multifisica, dove c'è del fluido struttura e dove ci sono geometrie che da cilindriche collassano. Allora, di fronte a quel problema, quello che abbiamo fatto noi è stato quello di dire, ok, ma lì c'è del fluido struttura, c'è una macchina molto complessa, dove è impossibile pensare di analizzare la macchina tutto in 3D. Allora, cosa abbiamo fatto di simile? Abbiamo già delle librerie che fanno fluido struttura, che fanno accoppiamento 1D, 3D, e sono quelle che abbiamo realizzato nel settore dell'emodinamica per simulare quello che succede in una carotide quando questa sta per occludersi. Bene. Allora, cosa abbiamo fatto? Abbiamo preso questi nostri modelli, queste nostre librerie e le abbiamo applicate al caso dell'azienda in questione. Altro esempio, questa è un'azienda che acquista e rivende gas. Non so se sapete come è fatto il mercato del gas, però il mercato del gas ha una logistica abbastanza complessa, il gas arriva, non so, dal sud, dall'est, dal nord, arriva dalla Libia, arriva dal Kazakistan, arriva dalla Francia, e viene preso da Snam Rete Gas, che fa un po' il postino, cioè prende il gas da questi punti di arrivi e lo dispaccia nei quelli che si chiamano i City Gate, che sono i punti in cui poi i vari rivenditori di gas prendono il gas e lo portano alle utenze. Le utenze che possono essere le utenze domestiche, quando cuociamo la pasta, possono essere le utenze industriali, le aziende che utilizzano il gas per bruciarlo e produrre energia elettrica, e possono essere, insomma, diversi tipi di interlocutori. Allora, il mercato della logistica del gas è un mercato molto complesso e il nostro interlocutore è un attore che quotidianamente
deve decidere quanto gas comprare, quindi quanto gas deve dire a Snam gli serve giorno per giorno e quanto gas distribuire ai propri utenti. Quindi è un lavoro molto delicato, perché appunto giorno per giorno devi saper fare queste previsioni, ma soprattutto è un lavoro che ha un impatto economico importante, perché da qualche tempo è stato in Italia è stato deliberato ed è operativo il cosiddetto mercato del bilanciamento, che è un po' l'antesignano della prossima borsa del gas, che è l'analoga della borsa elettrica, cioè un mercato di scambio dove i vari attori possono decidere di scambiarsi quantità di gas o di energia nel caso della borsa elettrica, con anche delle logiche speculative. Allora, se è difficile prevedere quanto gas mi serve oggi e c'è anche la borsa del gas che mi dice che il gas che io ho oggi potrei andare a rivenderlo sulla borsa con delle logiche speculative, potete immaginarvi quanto sia importante prevedere quanto gas io consumerò oggi, o meglio i miei utenti consumeranno oggi, o consumeranno domani, o consumeranno fra una settimana o fra sei mesi. E quindi questa azienda ci ha chiesto di sviluppare dei modelli di forecast sul consumo del gas. Consumo del gas che appunto può essere fatto da aziende, utenze domestiche o quant'altro. Allora, quello che abbiamo fatto è, ma dove altro abbiamo già realizzato dei modelli di previsione che tenessero in conto della possibilità di analizzare magari serie storiche? Perché qui questa azienda che lavora nel gas naturalmente ha una quantità di dati enorme su quello che ha fatto fino a ieri. E quindi dove altro abbiamo utilizzato queste serie storiche per fare dei modelli di forecast? E poi altra cosa, come potete immaginare nel lavoro di previsione in questo ambito contano molto delle variabili socio-economiche, perché il consumo del gas cambia molto se oggi è martedì o mercoledì o piuttosto se oggi è sabato o domenica, perché il sabato e la domenica le aziende non lavorano e quindi non bruciano gas. Cambia molto se oggi è giorno lavorativo o festivo. Cambia molto se oggi è inverno o estate e cambia molto in base alle condizioni atmosferiche, perché se fa caldo o fa freddo il consumo del gas cambia moltissimo. Allora, in quale altre condizioni abbiamo sviluppato dei modelli di forecast che permettessero di utilizzare serie storiche e tenessero in conto di variabili socio-economiche? Bene, noi avevamo già realizzato dei modelli di forecast, scusate, in un ambito che sembra differente, ma in realtà tanto differente non è. Ed è quello dei call center. Quindi modelli statistici per la previsione del flusso di chiamata in un call center. Questo naturalmente ha richiesto l'utilizzo di serie storiche di dati, questo naturalmente ha richiesto la valutazione di alcune variabili socio-economiche e quindi abbiamo creato dei modelli già pronti, pacchettizzati, in cui l'unica cosa che dovevamo fare era cambiare le variabili socio-economiche in ingresso. Abbiamo utilizzato questi modelli e abbiamo fornito un tool per la previsione della domanda di gas che è utilizzabile giorno per giorno o dal giorno per l'indomani o dal giorno sulla settimana o sui sei mesi successivi, con una previsione dell'errore che facciamo. Allora, tenete presente che la curva blu è il reale gas consumato, misurato poi a consuntivo naturalmente, mentre quella rossa è la nostra previsione. In realtà la previsione che facciamo è anche intragiornaliera, sulla 6 ore, perché il mercato, la borsa del gas, permetterà agli operatori di decidere durante il giorno se acquistare o vendere pacchetti di gas da altri shipper. E quindi abbiamo sviluppato un modello che permette anche durante il giorno di verificare questa previsione. L'errore che vedete qui è del 5,61%. Posso dirvi che stamattina abbiamo consegnato una seconda release di questo tool in cui l'errore è a 4,4%, però tenete presente che prima del nostro intervento l'azienda lavorava intorno all'8% di errore. E stiamo parlando di punti percentuali su milioni di metri cubi di gas. Giusto per darvi un'idea, ogni punto percentuale sul mercato della borsa del gas vale qualcosa come 20-30 milioni di euro. Quindi questo è il nostro modo di operare, cercare di riutilizzare quello che abbiamo fatto in settori completamente diversi, in settori che abbiano una necessità di innovazione. Innovazione appunto non è per forza inventarsi il nuovo modello, è applicarlo in un nuovo contesto. Ok, spero di essere riuscito a trasmettervi quello che è il nostro modo di operare, quelli che sono, diciamo, gli asset fondamentali che noi utilizziamo nel nostro lavoro quotidiano.
Credo che l'ultima cosa che mi resti da dirvi è farvi capire realmente poi alla fine chi siamo, perché io appunto sono l'utilizzatore finale, sono onorato di essere qui oggi a parlarvi di Moxoff, ma naturalmente Moxoff non sono io. Allora, abbiamo detto che Moxoff è un po' l'unione, la sinergia tra queste due realtà molto diverse, il mondo della ricerca, il Mox, e Warren Group, che è una società di consulenza emiliana, che in realtà fa tutt'altro, fa consulenza per la piccola e media impresa nell'utilizzo di fondi, finanziamenti per la ricerca e sviluppo. Il Mox fa ricerca applicata in ambito modellistico e calcolo ad alte prestazioni e continua a far quello, e Warrant continua a far quello. E noi cerchiamo di sfruttare questa sinergia per portare innovazione sulle aziende. Ma noi siamo un gruppo di persone che appunto non opera in Mox e non opera in Warrant Group. Le persone del Mox sono persone con cui collaboriamo bene quotidianamente, le persone di Warrant sono persone con cui collaboriamo bene quotidianamente, qui c'è un collega di Warrant. Ma noi siamo un gruppo di persone che ha creduto in questa iniziativa, che ha investito in questa iniziativa, che ha messo in questa iniziativa tutta la propria esperienza, rischiando, ma che adesso ha creduto e lavora in Moxoff. Oltre a me, quindi ci sono altri fantastici ragazzi, questo è Paolo, questo è Stefano. Ci sono anche delle ragazze, adesso arrivano, purtroppo poche. E questa è la nostra casa. Ecco, l'ultima cosa che volevo dirvi è che questa presentazione, questo filmato è stata realizzata anche in collaborazione con l'AIM. L'AIM è l'Associazione degli Ingegneri Matematici che esiste a Milano e che credo possa rappresentare un buon interlocutore per i ragazzi che oggi hanno creato e hanno reso possibile questa iniziativa, perché l'AIM ha gli stessi vostri scopi, cerca di diffondere conoscenza, di far capire quello che è il valore dei matematici, in quel caso degli ingegneri matematici, verso il mondo delle imprese e offre visione, opportunità a chi oggi è ancora impegnato durante il percorso di studi. Sono ragazzi fantastici con cui noi collaboriamo tanto a Milano. Tenete presente che molti dei ragazzi che avete visto oggi vivono nella nostra casa provengono dall'AIM. L'ultimo che è entrato con noi ad ottobre, a metà ottobre, Luca Turconi, è un ragazzo che si laureerà a dicembre, il 20 dicembre, è stato presidente dell'AIM fino a 6 mesi fa, ha realizzato una tesi in collaborazione con Moxoff e adesso ha iniziato uno stage da ottobre e a dicembre si laurea, a gennaio sarà con noi. Sì, volevo ringraziare innanzitutto Ottavio Crivaro per la testimonianza e volevo dire un'altra cosa che forse nella presentazione di prima ho omesso. Questa testimonianza che avete avuto il piacere di ascoltare stamattina e per chi l'ha vista in streaming, di seguire in streaming, sarà disponibile anche sul sito www.laboratoridalbasso.it, quindi voi la potrete vedere anche fra un mese, 2 mesi. E la piattaforma di Laboratori dal Basso, noi vogliamo che sia un archivio, una piattaforma che verrà popolata da tante testimonianze come questa. Vi faccio, quindi sulla piattaforma troverete
la testimonianza che è stata realizzata precedentemente sulla bioedilizia, dal 19 di novembre, quindi fra qualche giorno, potrete seguire un intero corso in streaming di europrogettazione per la cooperazione mediterranea. Quindi comunque Arti con Laboratori dal Basso vuole diventare anche una biblioteca virtuale di formazioni online guidata dal l'offerta, guidata proprio e organizzata da voi ragazzi. Quindi il sito, vi avviso, è in costruzione, quindi se non riuscite a vedere tutto, comunque contattateci tramite Laboratori dal Basso e anche attraverso Facebook, noi siamo sempre disponibili. Quindi vi ringrazio ancora, ringrazio i ragazzi del Dipartimento di Matematica, ringrazio Ottavio Crivaro e vi aspetto per popolare Laboratori dal Basso. Grazie.